sono iniziati i lavori per la costruzione del Textile Hub di Prato. Il progetto di Alia Multiutility prevede la realizzazione di un impianto di selezione automatica di rifiuti tessili con capacità di circa 33.000 tonnellate all'anno per garantirne il successivo riutilizzo e riciclo. L'impianto servirà il distretto tessile pratese e sorgerà in via di Baciacavallo entro la prima metà del 2026. È stata approvata dopo l'ultimo passaggio in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati la legge per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival. Si tratta di un importante strumento normativo che garantisce alla storica manifestazione musicale un contributo fisso di 250.000 euro all'anno a partire dall'edizione 2024. Un nuovo mezzo a disposizione della VAB Val di Nievole, la vigilanza antincendi boschivi. Si tratta di un pick-up che sarà destinato al servizio antincendio e di protezione civile. Il suo allestimento permette una capienza di 400 litri d'acqua con un getto ad alta pressione e la possibilità di trasportare la specifica attrezzatura per la bonifica degli incendi. Il mezzo è stato inaugurato all'interno dello stabilimento Tettuccio di Montecatini. In occasione dell'anniversario della strage di Capaci del 23 maggio, presso i locali dell'Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio a Pistoia, l'Associazione Fiori Marziali ha organizzato un incontro con gli studenti delle scuole superiori della città con il titolo «Il rapporto tra bullismo e mafia, le arti marziali come educazione alla legalità». È stata anche un'occasione per ribadire l'impegno dell'organizzazione contro ogni forma di illegalità e al tempo stesso promuovere il concetto delle arti marziali come elemento di unione, benessere e cultura tra i più giovani. L'artista e poeta Emilio Isgro, noto per l'arte della cancellatura, ha tenuto un laboratorio con gli studenti della scuola secondaria di primo grado Melani di Montale. Il laboratorio è il primo passo verso un'altra importante tappa. Su commissione della famiglia Nesti di Montale, un'opera di Isgro verrà posizionata nella centrale piazza Matteotti e sarà inaugurata il prossimo 13 luglio. Presso l'azienda Valentina Scamice di Bottegone a Pistoia è stato organizzato un incontro con Massimo Zampini, avvocato e opinionista romano, per presentare il suo libro Juventus, un'ossessione italiana, un racconto con gli occhi del tifoso bianconero. L'incontro, moderato dal politico Manuel Vescovi, ha visto la presenza del dirigente sportivo Luciano Moggi, degli ex calciatori Sergio Brio e Moreno Torricelli e tra i presenti anche Claudio Nassi, oltre ad una ricca schiera di tifosi bianconeri.